Pablo Cerchiato, qui ci di Memo Sampdoria che vi parla. Oh, che bella, è ripartita la Serie A, è ripartita nel migliore dei modi per noi? No, una bella sconfitta per 3-0 contro la Juventus, come l'ho detto. Diciamo che non è iniziata nel migliore dei modi, però poteva anche andare peggio. Io sinceramente in questa partita brutta, perché comunque una sconfitta per 3-0 è una brutta sconfitta, ho visto anche delle cose positive. Io che sono uno che cerca sempre di trovare il lato positivo in tutto, alcune cose le ho trovate più che soddisfacenti. La prima è Udyr, perché sembra, ma secondo me il ruolo del portiere è uno dei ruoli fondamentali della squadra, perché se il portiere è svogliato, gioca al 50% come Udyr l'anno scorso, tutta la squadra poi ne risente. Invece con la Juventus non ho visto l'Udyr che ho visto l'anno scorso, ho visto un Udyr straordinario, quella salvata sulla linea col piede spettacolare. A questo però ci aggiungiamo anche delle cose brutte, che sono gli stessi problemi dell'anno scorso. Due principalmente. Leris, che ogni volta che tocca palla ti viene voglia di spegnere la TV. E l'altra Berezinski. Mi dispiace, però anche stavolta Berezinski, fosse rimasto a casa a giocare alla PlayStation, sarebbe stato meglio. Secondo gol non è che ci andava tanto, bastava spazzare via la palla. Non è che devi cercare di fare il fenomeno delle acrobazie per credere di essere un campione, poi scazzare la palla e regalare il gol alla Juventus. Soprattutto Bonucci, cioè proprio uno che è odiato da chiunque, anche da tanti juventini. Mettiamoci anche quel fallo di mano, che è rigore, però sapete com'è, dal 2 di agosto nessuno sa niente, però gli arbitri hanno fatto una riunione che bisogna considerare adesso la volontarietà, però non sa niente nessuno, come fa a saperlo? Per la cronaca era rigore netto, perché giocava così, ma una scimmia, andava in giro così, braccio lievemente largo. Ad ogni modo, quindi il rigore non sarebbe cambiato nulla. Perché tanti rigori si fanno e si sbagliano, quindi magari l'avremmo sbagliato e avremmo perso comunque 3-0. Detto ciò, le cose che mi sono piaciute: Quagliarella, perché comunque alla prima di campionato, alla sua età, è entrato molto bene in partita, vicino al gol. Peccato, peccato non abbia realizzato, mi sarebbe piaciuto molto, almeno per soddisfazione personale. Mi è piaciuto Bonazzoli, tanta grinta, tanto carattere come sempre, e perché comunque secondo me non abbiamo giocato una brutta partita, specialmente il secondo tempo. Ramirez è entrato in campo e ha spaccato la partita. Straordinario. Un altro che devo premiare, che io di solito critico molto, è Colley. Colley, secondo me, ha giocato bene. Una bella partita, normale. Ha fatto un ottimo intervento in scivolata che ha anticipato Cristiano Ronaldo, che era speditissimo per andare in porta. Augello, peccato, inizio partita con l'errore che ha fatto prendere il giallo a Tonelli. Però poi l'ho visto sempre bene. Sempre spingere in avanti, proporsi molto per tutta la squadra. Adesso siamo sempre lì che aspettiamo l'ufficialità di Keita, speriamo che arrivi. Forse viene Candreva, speriamo, perché sarebbe un ottimo valore aggiunto, un giocatore di esperienza ma anche di grandi qualità. Ricordiamoci che nel campionato appena fatto all'Inter ha segnato 5 gol e ha fatto 7 assist. Scusate se poco. Piccola parentesi. Ieri sera, per la penso seconda o terza volta di tutta la mia vita, ho guardato Tiki Taka. Perché c'era Ferrero, volevo vedere a che livello di idiozia arrivava questo neanche uomo, questo essere vivente. Stupidissimo, perché vabbè, a parte che è quasi un'ora che ho guardato Tiki Taka, facciamo su 50 minuti 46 siamo passati a parlare di Juventus. Solo 2-3 minuti hanno parlato della vittoria del Milan contro Bologna. Il resto è stato tutto Juventus, veramente. Io mi rendo conto che siamo campioni d'Italia, che è bello e quant'altro, però uno che è juventino cosa ne frega niente dopo un po'. A me interessava solo sentire quell'idiota di Ferrero, che infatti alla seconda frase che ha detto ho spento. È entrato, presidente, ciao 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 ciao, è andato da Mughini, uno della Juve, e gli ha detto: comunque lei è un po' un ruffiano, perché lei ha detto che ha visto la Juventus più bella degli ultimi 10 anni, ma contro di noi è facile.it. Brutto deficiente, è la tua squadra, ma tu dici queste cose ai tuoi giocatori? Sei un idiota. Cioè, se io fossi un giocatore della Sampdoria, come vuoi che mi senta se tu mi dici una cosa del genere? Se tu mi sputtani in diretta nazionale, proprio tu parli, che sei un cocainomane che vai in giro e che c'hai una faccia che sembri un mocio. Ma svegliati! E tu speri anche di vendere questa squadra, questa società. Ma tu dovresti ringraziare. Se non ci fosse questa società, tu saresti già in galera per qualsiasi tipo, per qualunque cosa. Per cose che io neanche conosco, per frode, riciclaggio, per qualunque porcheria possibile e immaginabile. E tu ancora li vai a umiliare così in diretta nazionale, facile.it. Visto che sei tanto un fenomeno, vai tu a giocare la prossima partita, che magari sei anche forte.
Oddio, magari più di Lloris, sì. Però, questo lasciamo stare. L'unica cosa intelligente che ha fatto è stato difendere Ranieri. E basta. Per il resto, tutte le volte che abbiamo criticato Ferrero, abbiamo fatto bene. Ne ha detto un'altra, ragazzi, che lì veramente mi vado a mettermi le mani nei capelli. Ha detto, i tifosi odiano Ferrero. E Ferrero ha detto, sì, i tifosi mi odiano perché mi amano. Ma che cazzo vuol dire questa frase? Ma che cosa vuol dire? Non è che ci vada molto a farsi amare dai tifosi della società di calcio della quale tu sei il presidente. Basta essere seri, non fare il minchione come fai tu sempre, non fare il megalomane, perché lo sappiamo che tu sei un uomo di cinema, vuoi essere la first lady, vuoi essere quello che si fa vedere, ma fai solo delle figure da deficiente e fai fare anche noi delle figure da deficienti. Quindi, prima te ne vai, meglio è per te e soprattutto per noi. Ragazzi, siamo veramente nelle mani di un disperato. Speriamo di liberarcene in fretta. Al di là di tutto, sempre comunque forza Samp. Adesso testa il Benevento perché tra pochi giorni ci aspetta una sfida molto importante e dobbiamo vincere. Ciao Pablo Blu Cerchiato!